Aloha! Benvenuti in un nuovo video. Oggi sono qui per farvi uno dei video più richiesti nella storia, no, del mio canale di YouTube Italia. Sto parlando del What's on my iPhone, quindi cosa c'è nel mio telefono, come avrete letto dal titolo qui sotto. Questo è un video che vi piace sempre moltissimo da guardare, non solo da me ma da tutti, e anche io devo dirvi che quando ero un po' più piccola ne ero letteralmente ossessionata e prima me ne facevo infatti molti di più. Adesso mi sono un po', diciamo, calmata anche per quanto riguarda la sistemazione, lo scaricare continuamente app, mi sono un po' tranquillizzata, so quali fanno per me, so quali consigliarvi e quindi diciamo lo faccio circa una volta l'anno e oggi è quella volta l'anno in cui appunto esce questo video che apprezzate molto. L'ultimo che vi ho fatto risale al novembre 2020 in cui diciamo avevo colto la palla al balzo per farvi vedere tutti gli accessori e il nuovo iPhone che avevo comprato, ovvero il 12 Pro Max. Oggi colgo l'occasione per non farvi vedere accessori perché non ne ho in realtà se non la cover su cui farò una breve menzione e basta, però colgo l'occasione appunto di farvi vedere cosa ho nel telefono visto che ho preso il 13 Pro Max da 256 GB, colorazione oro. Devo dirvi che ho sempre una certa difficoltà nel ricordarmi rispetto all'anno prima se ho aggiunto tante app, se ne ho levata qualcuna e se ho qualcosa di nuovo da mostrarvi, e quindi come sempre, proprio come ogni anno ormai sono abituata, proprio la mattina stessa in cui devo registrarvi questo video mi vado a riguardare il video dell'anno prima per vedere se effettivamente ci sono delle differenze, e devo dirvi di sì, ci sono moltissime nuove app, soprattutto per quanto riguarda la categoria foto e video, che vi voglio consigliare, che secondo me potrebbero esservi utili, soprattutto se mi seguite su Instagram. Se non mi seguite molto male, recuperatevi, lascio il link da qualche parte per farlo. Avrete visto magari degli effetti su delle foto che magari vi sono piaciuti e appunto vi andrò a far vedere con cosa li faccio, anche se non tutti, poi comunque vi spiegherò nella seconda parte del video con il telefono che cosa intendo. In più vi farò vedere una funzione di iOS 15 che mi ha letteralmente cambiato la vita, perché come saprete, insomma, durante lo scorso mese è stato rilasciato questo nuovo aggiornamento molto importante. Tra l'altro mi fa super ridere perché appunto l'ultima volta che vi ho fatto il Watch on My iPhone avevano appena rilasciato il 14, quindi con i widget eccetera eccetera. Ad ogni modo, io vi lascio la parte interessante del video, quindi quella in cui faccio vedere effettivamente cosa c'è all'interno del mio telefono, e noi ci vediamo alla fine. Allora, questo è il telefono, ve lo faccio vedere anche da dietro, anche se chiaramente c'è la cover, come potete tranquillamente immaginare. La cover, tra l'altro, si è già sporcata, se vi può interessare questa veloce recensione, perché mi hanno stinto dei pantaloni e immediatamente si è fatto tutto il bordo nero, quindi è stata una pessima idea di questo colore. Ci sono rimasta malissimo, anche perché la cosa strana è che l'anno scorso l'avevo presa bianca e quella bianca che ho tenuto su tipo 8 mesi è messa meglio di questa che ce l'ho su da una settimana precisa oggi, quindi sono rimasta un po' traumatizzata dalla cosa e niente, vi volevo avvertire. Ve l'ho detto, 256 GB, 13 Pro Max, colorazione oro come quella dell'anno scorso. La telecamera è solo leggermente più grande, ma non ci sono altri, diciamo, particolari cambiamenti. Partiamo subito dallo sfondo. Lo sfondo è uno di quelli preimpostati del telefono, perché come vi dicevo anche l'anno scorso, a me piace un sacco per un po' periodo iniziale con un nuovo telefono avere uno sfondo di quelli appunto preimpostati, perché mi dà ancora più l'idea di nuovo. Tra l'altro, questi qui sono quelli live che si muovono, nuovi per questo telefono, e infatti se tenete premuto, ecco, avete visto? Si muove, molto carino, ci sono diverse colorazioni, chiaramente devo dirvi questa è quella che mi ha colpito maggiormente. Comunque, andando a sbloccare, questa è la schermata che ci troviamo davanti. Non sono riuscita a levare prima di iniziare a registrare le notifiche, ma vabbè, ce le faremo andare bene lo stesso. Allora, così è come si presenta e come potete notare ho levato totalmente i widget, che l'anno scorso ne avevo uno con le note, mi pare, qui. Non ce l'ho più perché per mia esperienza i widget sono molto carini esteticamente, ma inutili totalmente per quella che è appunto la mia esperienza e quello che serve a me. Io mi trovo molto più comoda così con tutte le app che mi servono principalmente nella schermata appunto principale. Vado veloce su quelle preimpostate come al solito perché è inutile perderci in chiacchiere. Allora, messaggi, calendario, impostazioni, fotocamera, orologio, meteo, note, Safari, le conoscete, Instagram, Twitter, Facebook. Conoscete anche qui, come sempre nell'info box trovate tutti i miei contatti per seguirmi dove volete. Poi abbiamo Netflix. Netflix, come vi dico sempre, sul telefono ce l'ho perché a volte mi scarico delle puntate, dei documentari, mi riguardo magari se devo andare a fare qualcosa di noioso, tipo non lo so, la fila alle poste. Mi scarico qualcosa, metto le cuffie e via, il tempo passa più velocemente. Poi vabbè, Gmail, Outlook, YouTube Studio che serve solo per chi ha un canale YouTube attivo, YouTube per vedere i video. Poi abbiamo Work, anche qui
qui questa la conoscete, mi sembra che dall'anno scorso non è cambiato nulla. Quindi ho Behance, che è il sito, diciamo, dei creativi, quindi se avete un portfolio vi dovete iscrivere qui. LinkedIn, vabbè, per lavoro, Business Suite per Facebook, per gestire le pagine, Meet per le call, i documenti per appunto i file di Gmail, fogli per appunto i fogli di Gmail, Trello per organizzarmi con alcuni clienti ma anche con Alice a volte, e poi Telegram, anche questa la conoscete, è una sorta di WhatsApp. Poi abbiamo queste che sono quelle più noiose, quindi la banca, PayPal, Team, insomma per la rete del telefono. Qui abbiamo Messenger, Google Traduttore e Traduci. Questa in realtà è preimpostata, mentre questa è quella che utilizzo a volte per magari lingue tipo spagnolo e francese che mastico pochissimo e magari voglio tradurre qualche parola, anche se non è precisissima, va bene, insomma, per quello che ci faccio. E Messenger, la chat di Facebook, lo sapete. Ma veniamo alla parte un pochino più interessante. Allora, vi vado direttamente a quelle, cioè ve le elenco tutte dandovi una breve spiegazione di cosa faccio con ciascuna, poi vi faccio vedere poi quella che effettivamente utilizzo di più. Allora, PixArt serve, è una sorta di mini Photoshop, riuscite a montarci sopra i livelli, quindi ad esempio se volete mettere un overlay, quindi non lo so, avete un PNG, quindi quelle immagini che non hanno lo sfondo e la volete applicare su una foto, fate così. È utile a un sacco di cose PixArt, però io non la uso praticamente più, ci faccio giusto qualcosina, però è sempre bene averla secondo me, e vi ripeto, una sorta di mini Photoshop. Poi c'è VSCOCAM, che devo dirvi non utilizzo più, ma una volta aveva degli effetti pazzeschi. Pinterest è dove trovo tutti gli sfondi per il telefono ed è dove cerco magari sfondi per, non lo so, tipo i Q&A su Instagram, eccetera. E anche per l'ispirazione devo dirvi che non è male. Poi abbiamo Uji. Uji è un'app che vi permette di scattare delle foto con quegli effetti un po' Kodak anni 90 sull'arancione, insomma, che vanno molto di moda. Unfold è un'app che serve per avere delle storie un pochino più editate, quindi non lo so, ad esempio se volete creare dei contenuti un pochino più carini appunto per le stories, più professionali, questa è un'app che vi consiglio, è tutto gratuito, tutte le app che vi mostrerò sono gratuite perché ormai non voglio più pagare per niente, sono diventata tirchia. E poi abbiamo Cunicam, che è praticamente Uji ma che vi fa fare la post produzione, perché Uji vi fa solo scattare le foto diciamo stile anni 90, mentre questo vi rende foto anni 90 qualunque foto voi carichiate dalla galleria. Poi c'è Canva dal telefono non è un granché, però se cercate un'applicazione gratuita con cui fare delle grafiche anche medio professionali, se non siete dei grafici ovviamente, se no no, è ottima dal computer, però qua serve soltanto se vi serve salvare qualche file direttamente sul telefono, ma è meglio dal computer. Poi abbiamo questa qui che si chiama Film, non la utilizzo da un sacco di tempo ed era l'app di Zoella per creare dei video, è molto carina, peccato che la maggior parte delle funzioni siano a pagamento e quindi io non avendo voglia di spendere l'ho supportata scaricandola, ma non la uso molto. RN Films ogni tanto la utilizzo per modificare foto che vi metto nelle storie, ad esempio se voglio, non lo so, fare una foto a un piatto di cibo che ritengo particolarmente bello ma non valorizzato dai filtri di Instagram, scatto una foto con la telecamera e apro una parentesi, questa è una cosa che magari molti non sanno, magari molti sì, però io la dico, le foto che scattate con la telecamera direttamente su Instagram sono nettamente diverse da quelle che scattate con la fotocamera del telefono, quindi molto spesso se scattate una cosa con Instagram viene qualitativamente peggio di come verrebbe se la scattaste con questa. Quindi per delle foto a cui tengo particolarmente dei piatti, le faccio con questa, le edito con questa e poi le metto su Instagram e in questo modo mantengono di più la qualità. Qui ci sono giusto un paio di filtri carini, ma non la uso tantissimo. Veniamo invece qua, dove ci sono un pochino di applicazioni nuove. Questa la utilizzo ogni tanto per qualche effetto di luce. È un'app che vi consiglio se volete, ad esempio, aggiungere, non lo so, le ombre o delle strisciate appunto di colore. Oppure, ad esempio, avete presente quelle foto di persone che hanno in viso l'ombra, non lo so, di una pianta? Ecco, questa è l'applicazione che le fa. Basta cercare semplicemente ombre e in inglese e vi appare un po' tutto. Questa devo dirvi che non so perché ce l'ho, perché non penso di averla mai utilizzata, e lo stesso vale per quest'altra, forse me l'aveva consigliata Alice ma non ci ho mai giocato più di tanto, quindi non
non ve ne so parlare onestamente. Tengo questa per ultima perché è quella che vi voglio far vedere, perché è quella che vi svolta la vita. Poi abbiamo Tezza, ha giusto un paio di filtri gratuiti carini che ogni tanto utilizzo ma non per il feed. Poi c'è Clips, che invece è un'applicazione direttamente del telefono e che utilizzo a volte per editare delle storie, se per esempio se ne volete incollare, tipo non lo so, avete presente, no, che una storia di Instagram è da 15 secondi, bene, con questa fate tipo un minuto di filmato, volete unirle, oppure al contrario girate un filmato da un minuto e poi lo spezzate in clip da 15. E infine abbiamo Snapchat, che conoscerete tutti. Questa l'ho tenuta per ultima perché è in assoluto l'applicazione che più è andata di moda quest'estate. Se avete visto delle foto con una grana molto pesante, molto stile anni 90, al 99% erano fatte con questa applicazione. Ora vi faccio vedere. Allora, sono dentro ad AdScam, che è appunto questa app super famosa. Quello che posso dirvi è che con questa applicazione si possono sia scattare delle foto direttamente con dei filtri, sia modificarne alcune vecchie e applicarle. Io vi consiglio direttamente di scattarle perché sono molto più precisi gli effetti che mettete. Comunque, l'effetto che interessa a tutti voi, quindi quello delle foto appunto un po' fatte con una macchinetta con rullino, è questo qui e si chiama Classic U, e va selezionata questa opzione qua del prisma, ok, questa cosina qua, e una volta che caricate o scattate una foto vi vengono esattamente come quelle super super famose. Magari vi metto qualche esempio qua intorno allo schermo per capirci, e questo è l'effetto che utilizzo sempre, cioè io nemmeno lo sposto più, ormai so che è questo e con questa applicazione ci faccio principalmente questo. Anche se vi dico, se vi interessa fare foto con la Polaroid, qui ci sono degli ottimi filtri, tipo questo qua, Instant C e Instant SQC, fanno appunto le foto Polaroid o quadrate o rettangolari. È anche ottima questa app per fare dei video un po' strani, ad esempio con questo effetto glow vengono dei video molto stile, non lo so, appunto prime videocamere degli anni 80, cioè fichissimo, anni 70, molto rovinata l'immagine, molto poetici, quindi insomma se cercate un'ottima app sia per foto che per video prendete questa. Poi abbiamo TikTok, anche qui trovate nell'info box i contatti per seguirmi, T-Music per ascoltare la musica, Prime Video per la stessa cosa di Netflix, nel senso che anche qui si possono scaricare delle cose da vedere in seguito, Amazon per fare acquisti su Amazon. Bene, andiamo poi alla seconda pagina, e prima vi parlo di queste, sennò alla fine me ne dimentico. Troviamo il telefono preimpostata, WhatsApp che conoscete, immagini preimpostata e Spotify. Spotify la tengo qui perché nonostante io senta la musica con questa, qui ci ascolto i podcast che su Spotify sono gratuiti e io ne ascolto moltissimi, quindi mi piace un sacco. Qui vabbè, ho le app preimpostate che non cancello perché comunque ogni tanto qualcuna mi è utile, ma le uso veramente pochissimo, per cui ce le ho ma non voglio mostrarle insomma qui come le altre. Poi abbiamo il metro. Allora, il metro è un'applicazione che mi ha fatto veramente molto molto comodo durante gli ultimi mesi, perché essendomi trasferita non avete idea di quanti mobili io abbia dovuto misurare e non avete idea di quante volte io mi sia dimenticata il metro a casa. È abbastanza precisa, di solito sbaglia di un paio di centimetri, ma se riuscite a fare le foto bene sbaglia di, fate conto, un centimetro massimo, quindi comunque è abbastanza precisa e appunto vi permette di misurare oggetti ovunque siate, quindi è abbastanza comoda insomma. È sempre meglio il metro, ma se ve lo dimenticate c'è un'alternativa valida. Poi vabbè, queste sono le preimpostate, questa qui mi serve per appunto chiaramente l'Apple Watch. The Pop, si possono comprare e vendere cose, io però la uso soltanto per farmi un po' gli affari degli altri, per vedere appunto a quanto ammontano i prezzi di appunto cose vintage che insomma mi interessano proprio per curiosità personale. Poi c'è Foreo, che è collegata alla maggior parte dei miei dispositivi per appunto il viso, per la cura della pelle. Questa qui che è collegata alla Osmo, quindi mi serve per, diciamo, magari fare foto o video più precisi appunto con la mia Osmo Pocket, la macchinetta piccola. Poi c'è Goodreads, che serve appunto in teoria per segnarsi che libri si stanno leggendo, ma io me ne dimentico puntualmente, quindi non la aggiorno da tipo 6 mesi, però mi faccio gli affari degli altri e più che altro leggo recensioni di libri a cui magari sono interessata. Poi abbiamo File per i PDF, chiaramente che mi arrivano magari nella mail per appunto leggerli, per studiarli e per averli sempre a disposizione anche se non ho internet. E infine c'è The Fork. The Fork è un'applicazione che sto utilizzando tantissimo nell'ultimo periodo. Io ne avevo sempre sentito parlare da altri ma non l'avevo mai utilizzata, ma vi giuro che sto facendo i miei migliori affari della vita. Cioè ormai penso di non essere più andata in un ristorante senza pagare almeno il 30% in meno sul menù, e quindi è la svolta. Vi permette di appunto avere accesso, a parte di prenotare in tantissimi ristoranti, ma sulla maggior parte di questi in più trovate uno sconto
pazzesco, di almeno, non lo so, almeno il 20%, ma si arriva anche addirittura al 50% in moltissimi casi, quindi insomma a volte pagate la metà, magari anche nel vostro ristorante preferito, ve la straconsiglio. Per quanto riguarda le applicazioni, abbiamo finito qui, nel senso che questo è quanto, però volevo farvi vedere una cosa che vi dicevo appunto prima nella intro, che mi ha svoltato la vita con iOS 15. È disponibile appunto grazie all'aggiornamento, quindi non è solo di questo telefono, quindi se avete un iPhone vi può interessare. Sto parlando dell'aggiunta di questa diciamo modalità qui. Vi basterà andare nel centro di controllo, facciamo così che facciamo prima, vi basterà andare nel centro di controllo nelle impostazioni del telefono, andare qui dove potrete aggiungere alcuni comandi. Io vi consiglio di aggiungere l'udito e ve lo ritroverete direttamente qua in questa schermata. Che cosa potete farci? Basterà cliccarci e una volta attivato potete decidere che sottofondo avere, come suono di sottofondo, quindi anche l'oceano, il ruscello, la pioggia e poi chiaramente potete tranquillamente disattivarlo. Ma la cosa bella è che non solo potete ascoltarci un rumore così semplicemente, se magari siete persone a cui rilassa moltissimo un suono specifico, ma potete averlo anche come sottofondo mentre ascoltate la musica o ascoltate un podcast o per esempio un audiolibro, che secondo me è la svolta perché ci sono alcune canzoni che ascoltate con il rumore della pioggia sotto o dell'oceano hanno tutt'altro sapore, oppure un podcast particolarmente rilassante oppure particolarmente ispirazionale, ve lo giuro, vi svolta la qualità dell'ascolto di quello che state ascoltando, quindi mi andava di menzionare questa opzione perché secondo me è veramente molto carina ed è una chicca di questo nuovo aggiornamento. Spero ovviamente che il video vi sia piaciuto, che vi abbia intrattenuto e tenuto compagnia. Chiaramente voglio sapere qui sotto nei commenti se avete delle app da consigliarmi, ve lo chiedo ogni anno e ogni tanto ho preso spunto, diciamo, dei vostri consigli, quindi sono sempre super utili e super apprezzati. Fatemi sapere, insomma, se secondo voi mi manca qualcosa e in che ambito. Soprattutto in fotografia sono sempre aperta e in fermento per appunto nuove app. Soprattutto per quanto riguarda la fotografia sono sempre in attesa e super curiosa di scoprire nuove applicazioni, quindi vi prego, se ne avete qualcuno da consigliarmi, fatelo nei commenti. Io vi auguro una buona giornata, vi mando un abbraccio e un bacio e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!